pubblico, tanto pubblico. Organizzazione pressoché perfetta, garantita dalla perfetta comunità di intenti e dagli sforzi dell'organizzazione dell'evento e dei motoclub organizzatori ed ospiti, insieme al decisivo coordinamento della Federazione Motociclistica Italiana con i suoi migliori funzionari sempre presenti sul campo. E poi tanti, tantissimi piloti, che spesso in compagnia delle famiglie hanno costruito in ogni appuntamento quei meravigliosi villaggi fatti di rumore e passione, amicizia e competizione. Questo è il Beach Cross Mediterraneo. Questo è l'ottimo risultato di una stagione 2018 da ricordare, per l'ottima riuscita di ogni appuntamento e per la qualità dei risultati sportivi, ben sostenuta da griglie di partenza sempre piene. Come si può vedere da queste immagini relative alla gara corsa di fronte al lungomare di Gioia Tauro, la formula del Beach Cross è la migliore sintesi per avvicinare la gente alle gare motociclistiche. E così avviene in ogni round, celebrando insieme una grande festa del motociclismo. Fine dei 6 appuntamenti, di cui uno corso in Sicilia, i vincitori che hanno potuto alzare il trofeo al cielo sono stati Francesco Giacco e Marco Scali, rispettivamente nel minicross junior e senior, Vincenzo Romano e Francesco Sireno, nelle classi 125 junior e senior, Francesco Fuda nella MX1 Rider e Alessandro Conti Taguali nella MX1 Rider. Giovanni Ricca nella MX2 Over 40 ed Alessandro Cirino nella MX1 Over 40. Le classi di riferimento Expert sono state vinte da Antonio Pedisano nella MX2 e da Mattia Ricca nella MX1, mentre l'esclusivo trofeo supercampione ha visto prevalere lo stesso Mattia Ricca, che ha avuto la meglio su Antonio Pedisano e Manfredi Caruso.